fare il popolo. Una mobilitazione nazionale contro la realizzazione del biolaboratorio di livello 3 a Pesaro, nell'area tra Via Grande Torino e Via Furiassi. Alla manifestazione, organizzata per il 1 maggio dalle ore 10 fino alle 18, hanno preso parte oltre 5.000 persone provenienti da diverse regioni d'Italia tramite pullman, treni e auto private. La nostra richiesta è quella di avere le coscienze sveglie, perché noi siamo padroni del nostro territorio e le amministrazioni lo devono sapere e ci devono chiedere cosa nel nostro territorio noi vogliamo che venga fatto. Non ci è stato chiesto niente a questo riguardo, noi in questo quartiere manchiamo di tutto, di scuole, servizi, asili, piazze per ritrovo che non siano commerciali. Di un biolaboratorio non sentivamo assolutamente la necessità. Nel mentre Pesaro chiama, ma l'Italia risponde. Ha risposto molto bene, direi, ed è stato una cosa che non ci aspettavamo, oltre ogni previsione, perché ci sono pullman che vengono anche dall'estero e anche da Amsterdam, ho saputo oggi. Oggi siamo qua, giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori, per dire il nostro no ai biolaboratori di tipo BSL3 e BSL4. Siamo con le ossa rotte sia da presidente delle partite IVA che da cittadino italiano da una pandemia. Troviamo assurdo che si facciano dei laboratori che possono, in caso per qualunque motivo, problemi anche di terremoto, qualunque tipo di problema che possa nascere, possono mettere a rischio la vita delle persone. Siamo contrari e Pesaro ci ha chiamato, l'Italia ha risposto, siamo venuti qua con le nostre famiglie, bambini, persone anziane, persone con danni da vaccino, persone disabili, siamo della brava gente che è venuta qua per dire no, per spingere la giunta comunale a porre fine a questo scempio. Il suo è l'unico no alla proposta del comune, le chiedo le sue motivazioni. Sì, no, le motivazioni sono che tutti questi laboratori sperimentali che vogliono fare in giro non possiamo approvarli assolutamente, perché insomma siamo piuttosto dubbiosi sulla necessità di farli e sull'utilizzo che poi ne faranno, perché è ovvio che a parole, per carità, è tutto per il nostro bene, però noi per il nostro bene abbiamo già un laboratorio, in Italia c'è una rete di laboratori, ci sono 90 laboratori in tutta Italia, ci sono 10 sedi e 90 sedi distaccate ed è giusto che ci siano, anzi proprio pretendiamo che ci siano, perché quelli lì servono per controllare l'alimentazione per i cittadini, cioè per evitare le intossicazioni, no? Quello che non vogliamo è tutti questi BSL3 che sappiamo benissimo che sono poi utilizzati per fare prove genetiche per modificare, tanto sappiamo quello che è successo a Wuhan. BSL3 spesso sono al servizio di BSL4. L'amministrazione comunale ha ormai le idee chiare: vendere il terreno per la realizzazione del biolaboratorio all'istituto zooprofilattico. I partecipanti alla manifestazione hanno ribadito la loro contrarietà alla costruzione della nuova struttura a Pesaro, ma anche in altre regioni d'Italia. La nostra richiesta è che si fermi questo progetto di realizzazione di questo biolaboratorio e di altri che sono in progetto in tutte le regioni d'Italia. Quindi chiediamo che non si faccia, perché la salute non si può scendere a compromessi, non è negoziabile la nostra salute. Non vogliamo che anche in Italia vengano costruiti questi biolab per paura della fuoriuscita di virus. Ecco, il vostro cartello parla chiaro, è una cosa pericolosa per il territorio. Certo, per tutte le persone e per il territorio. La richiesta è quella di non sviluppare nuovi biolaboratori, visto che le esperienze insegnano che ovunque ci siano stati biolaboratori, specialmente americani, lì sono scoppiate le epidemie, e questo negli ultimi 20 anni è quello successo. Quindi crediamo che la salute sia fondamentale, ma anche la trasparenza sia fondamentale, cioè sapere cosa succede. E credo che questo valga non solo per noi che siamo qui oggi, ma valga in generale per tutta la gente che abita non solo a Pesaro, ma abita in tutta Italia. Credo questo sia quello giusto.